Daniela Carosio, voi fate anche un mestiere un po' speciale, perché ogni anno andate a fare una fotografia di quello che è l'approccio alla sostenibilità da parte delle aziende quotate all'AIM. Quindi c'è anche la possibilità di misurare il progresso oppure il rallentamento di questi trend. Ci racconti come avete impostato la ricerca e quali sono le principali evidenze? I risultati di questa ricerca dimostrano che attualmente le società quotate all'AIM sono 149 alla data, diciamo, del 20 aprile 2021, il 53% non rendiconta ancora, il 47% invece rendiconta. Poi c'è stato un miglioramento tra il 2020 e il 2021, diciamo ad aprile, quindi la prima ricerca chiudeva il 5 di ottobre 2020, la seconda il 20 aprile 2021, e vediamo appunto che le aziende, diciamo, che più evolute in termini di integrazione dei fattori ESG, quindi sono passate dal 2% all'8%.